Adesso dobbiamo costruire la nostra interfaccia widget. Quindi W change material. Prendiamo tre pulsanti e li trasliamo, come sto facendo io, nel canvas panel. Ok? Andiamo sul primo, lo spostiamo di 100. Lo scendiamo di 100 e lo facciamo 100, 100. Clicchiamo sul secondo, facciamo 300, 100 e 100, 100. Clicchiamo sul terzo e qua magari facciamo 500, 100 e 100, 100. Ok, perfetto. Abbiamo creato la nostra interfaccia. Adesso dobbiamo scrivere qualche codice in Blueprint. Quindi, torniamo nell'interfaccia.